combinando per domenica 19 ottobre, quindi alle porte, un raduno internazionale di tutti coloro che di cognome sono Ferrero. Abbiamo costituito immediatamente un sito www.noiferrerodelmondo.com. Infatti abbiamo la fortuna di due argentini Ferrero che partecipano a questo raduno. Siamo andati alla ricerca, grazie al presidente dell'associazione Piemontesi del Mondo, Michele Colombino, siamo andati alla ricerca di tutti questi piemontesi emigrati di cognome Ferrero. E ce ne sono parecchi. Tantissimi. Ogni nostro sponsor è un qualcuno che ha un'attività e si chiama Ferrero. Gianni Ferrero, che ha sposato questa idea con me, proprio mi è piaciuta tantissimo, titolare di un mondo albergo, e quindi insieme con mio marito siamo qui per questo evento che sarà il primo, ma non di certo. Il programma prevede, per chi lo desidera, la Santa Messa. Questa l'ho voluta io per ricordare. Non certo. È una suora che legge l'editura. Ferrero. Suor Ferrero. Signore e signori, buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti a questo primo Ferrero's Day che due mesi fa due persone della provincia di Cuneo, trovandosi casualmente, hanno pensato di organizzare per tutti i Ferrero, non solo della provincia di Cuneo, ma noi abbiamo pensato ai Ferrero nel mondo. Diciamo che forse siamo partiti un po' in ritardo perché, nonostante la presenza di tantissima gente che oggi qui vediamo, abbiamo avuto centinaia di mail e di telefonate di gente che si è scusata per non poter partecipare in quanto aveva già preso precedenti impegni, specialmente quelli che arrivano dall'estero
ci hanno comunicato che se l'avessero saputo prima, un viaggio in Italia per conoscere altri Ferrero l'avrei fatto volentieri. In questo nostro movimento di questi ultimi due mesi siamo venuti a contatto con tantissima gente che naturalmente non conoscevamo, siamo venuti a contatto con delle associazioni e siamo venuti a contatto non casualmente, ma perché ci siamo cercati con un'associazione che è conosciuta e nota in tutto il mondo, che è l'Associazione Piemontese del Mondo, di cui oggi ci onora con la propria presenza il presidente che vi presenterò dopo. Diciamo che questo ci ha permesso di così dare invio a questo primo incontro, non sappiamo quanti ce ne saranno ancora, se ce ne saranno, però lo scopo di questo incontro è così di trovarci tutti assieme in un momento diverso dal mondo che viviamo tutti i giorni, del lavoro, delle fatiche, delle soddisfazioni, ma un momento di incontro che ci lega solamente perché ci chiamiamo Ferrero. Io vi devo dire che è un cognome che ho sempre portato volentieri, nel senso che senti tanti cognomi strani, Ferrero è un cognome che mi è sempre piaciuto. Primo perché comunque è molto molto piemontese, qui è un cognome delle nostre terre, delle nostre radici. E poi perché effettivamente ho sempre trovato così un cognome che mi si addice. Ho conosciuto tanti Ferrero per amicizia e per lavoro. Oggi ci conosciamo in tanti, speriamo che questo cognome ci leghi oggi e in futuro. Vi presento Antonella Ferrero, che è un'ottima organizzatrice, che è quella che è stata l'ispiratrice di questa giornata qui e che, come voi avete visto, è la presidente di questo piccolo comitato che abbiamo creato così per attivare questa giornata. Avremmo voluto ancora fare di più, avremmo voluto fare più cose, abbiamo fatto qualcosetta. L'importante è che abbiamo raggiunto l'obiettivo di trovarci tutti assieme e speriamo che sia per noi tutti una giornata di festa. Poi ci parleremo ancora perché ci saranno dei premi, dei riconoscimenti e tante altre cose e si finirà la giornata in allegria danzando tutti assieme. Buon appetito a tutti, a dopo, grazie. Con quelli che si chiamano
cui il nome inizia con la lettera A, quindi Aldo, Alessandro, Alessio, Andrea, Angelo, Anna, Anna Maria, Annalisa, Anna Maria, Antonella, Antonio e Ariel. We'll be right back.
1916. Fate con il vostro compleanno qui con noi e lo inviterei. Non solo che è del 14 gennaio del 1916, quindi ha 92 anni, però è un personaggio non solo locale, ma un personaggio, vorrei dire, anche lui internazionale, perché ha vinto 5 titoli europei di Bandon, ha gareggiato in tutta Europa, ha gareggiato in 28 nazioni custodino. Questo sempre, tra virgolette, da età, non da ragazzo, ma quando era già uomo più che maturo. Quindi diciamo che dopo aver fatto due guerre in Albania e in Grecia, essere stato prigioniero in tre parti d'Europa, si è messo a gareggiare e ha cominciato a stravincere. Quindi penso che ci voglia un applauso. Ci va il coraggio
quando si iniziano delle iniziative nuove, quando non si sa come possono terminare. Loro hanno avuto il coraggio, perché hanno creduto e sono andati e vanno contro mano in una società che sta cercando di globalizzare. Quindi un merito particolare ce l'hanno messo i promotori di noi terreno nel mondo. E ne approfitto per salutare, perché fanno parte del mondo, due meravigliosi argentini che sono qui con voi. Prego di venire con usted en el castellano, porque usted habla el piemontese e italiano. Parlate piemontese e italiano, y son argentini, tanto argentina, da cinco argentini. Questa è la testimonianza della nostra razza piemontese del mondo. Grazie, grazie a voi. C'è qui presente un mio amico Angelo Ferreo di Frazione Piovani di Fossato, titolare di un'azienda agricola, orticola e vivaistica di notevole dimensione. Amici Ferreo, grazie per la vostra presenza. Noi che siamo della provincia di Torino e che non ci chiamiamo Ferreo, ci uniamo a voi nel dirvi grazie e continuate ad andare avanti. Volentieri la sua presenza sarà
perché è un bel rito, commento. Allora vorremmo chiudere il momento delle premiazioni anche premiando, noi pensavamo, il più giovane di Ferrari nel mondo. Poi a un certo punto ne abbiamo trovati diversi che erano a poca distanza di giorni. Quindi siccome parliamo di Ferrero e Sominati nel settembre 2008, avevamo paura che si mettessero tutti a piangere, allora abbiamo pensato di premiare tutti. E sono in ordine Ariel, Ferrero Ariel, 10 settembre. C'è la Neri Ferrero Neri, nata l'8 settembre 2008. E Tommaso. Magari al prossimo si faccia in Argentina.